Benedica a tutti. Accominciamo questa puntata di Stupor Mondi con un servizio sopra l'emergenza idrica in Sicilia. Claudia Blesi ne conta la storia che succedeva qualche mese in arrere. La Sicilia, felice isola di lume Mediterraneo, un nilospite sacro e lumanciari bonu, venne ancora una volta violata nella sua naturale bidizza di li esigenze di li grandi società multinazionali che pigliano benefici di lo sfruttamento di la ricchezza locali, ma che non fanno niente per mantenere integro lo territorio. Dopo le contaminazioni elettromagnetiche generate a niscemi di Lumuos, lo sistema di comunicazioni satellitari a alta frequenza amministrato di lo Dipartimento di la Difesa degli Stati Uniti e li vecchi minieri di Enna inchiuti di gli scori nucleari di Chernobyl, che provoca record di morti di cancro in sta zona senza nulla attività contaminanti, stavolta è lo caso di l'Arca Russa, di lo lago di Puzziddu, chiave una diga amministrata della società Enel. L'Arca Russa, ditta puro tossica per gli effetti dannosi non solo per l'ambiente, ma pure per l'uomo e l'armali, veni di lu nord, ma recentemente compariu magari in Italia e, più ultimo, in Sicilia. La sua presenza è dovuta essenzialmente a scarichi abusivi e all'uso di concimi fosfati e azotati. L'arca avi potenti effetti tumorali allo ficatu, si manciata con alimenti rigati di acqua contaminata e provoca gravi danni alle purmuna si respirata l'aria durante l'uso ciuriri. Lo lago Puzziddu è strategico per la fornitura di l'acqua destinata all'agricoltura di la Chiana di Catania e di l'intera zona che abbraccia un grande territorio di Lucatanisi, di Lennisi e di Lusirausano. L'Enel, l'aprile passato, dopo che lo livello di l'acqua aveva arrivato a lo limiti, aveva espresso la volontà di aprire gli tramensi di lo lago per far rinascere l'acqua ante l'affluenti di lo Ciumisimetu, con lo rischio di danni permanenti all'ambiente. Per questo motivo, l'ordinanza di lo sindaco di Paternò Mauro Mangano di proibire l'uso di l'acqua sia per l'irrigazione che per abbigliare l'armali, divieto che ha provocato grandi perdite nell'economia agricola e turistica. Assai furono le petizioni degli cittadini e le pressioni degli sindaci degli comuni interessati perché l'Ener non facessi scaricare l'acqua in questi canali e si intervenisse in maniera fondamentale in tal lago. Finalmente, lo 3 di giugno arrivai la notizia di parte dei comuni di Lagalbutu di la revoca di l'ordinanza che donò un sospiro di sollievo agli agricoltori, fortemente provati, dopo che le analisi dell'acqua ritornarono normali e dopo la rinuncia di parte di l'Enel a aprire i tramensi. Comunque, l'emergenza idrica in Sicilia non è solo nel lago Puzziddu, perché magari gli altri 4 dighi risultano contaminati, mentre il resto di condotti presentano forti perdite. In Sicilia, lo 50% di l'acqua potabile si usa per raffinare il petrolio, mentre grandi città come Nissa, Terranova e Girgenti non hanno acqua potabile. Chiudiamo questa puntata con un video musicale di una canzone di qualche anno arrere, intitolata Forza Originaria, dell'artista siciliano Yaka. A questo pezzo collabora con il famoso gruppo Sud Sound System, che canta tra una variante della lingua siciliana, lo salentino. La musica quando è varia, ma non quando è violenta ed ordinaria. È musica di coscienza buona, di fare festa. Guarda le sue radici, ha i suoi eroi e le loro gesta. L'hanno creati in rasta e questo non si testa. È l'anima di un popolo.
facciamo come diceva Robert Nesta. Dammi la forza originaria, dammi di questa musica la forza originaria. Dammi la forza originaria, dammi di questa musica la forza originaria. La bio che lo su e la sento in giallo mare, la dice in giallo più e la sento con lo cuore. Sento sempre suonare già forza naturale. Se canto e calmo se non è in tu fisca forte, e non ti amuro che amo e sta batte, in cielo corre la canto in cielo all'anima. Ritmo e porta ogni posto la verità. Sento con il cuore, sento sempre suonare già forza naturale. Sine, la melodia del colore. Questo è tutto questa puntata. Ne vediamo alla prossima. Salutiamo.